Non posso allontanarmi perché ho le cuffie che mi tirano. E per farmi capire la dimensione del pacco. È l'unboxing più grosso che questo canale abbia mai visto. Ora lo posiziono qua per terra e apro. Mi spiace non riuscire. Facciamo così. Ecco qua il pacco con le magliette. Voilà, Drag Me to Fest. C'è un po' di roba. No, vabbè, c'è della roba qua. No, vabbè. Questa è una. Non lo so. Comunque. Ma bella. Ma è bellissima. Raga, è bellissima. Mi piace un casino. Questa è una 2XL, infatti penso che potrebbe stare a me. Penso che potrebbe stare a me. Spero che di averti ordinato per me la 2XL e non un'altra, perché se no me la fotto io questa, vaffanculo. Comunque, oltre alla maglietta, abbiamo un po' di cappellini. No, vabbè, no, vabbè, vabbè. No, vabbè. Raga. Cappellino. Drag Me to Fest. Con la strap qua. Faccio vedere, ce n'è qualcuno. Ah, non sono tantissimi, eh. Quindi dovete subito correre al fest. No, sono abbastanza, però. Dovete correre al fest perché se siete amanti dei cappellini, insomma. Adesso non ho guardato bene tutta la scatola, ce n'è un po'. Allora, qua abbiamo pochi pezzi, pochi pezzi. Il portafoglio del Drag Me to Fest, stile anni 80. Guardate, no, è meraviglioso il portafoglio anni 80 del Drag Me to Fest. E poi una. Come si chiama questa, Mirko? Boh. Una pochette? Questa borsina per mettere la droga, ovviamente. Per la droga potete mettere almeno 1 chilo di marijuana qua dentro. Scherzo. Questo è bellissimo. Vabbè, c'è questo affare qua che non so come si chiama. Per dormire. La mascherina per dormire. La mascherina del Dragmi. Vedete? La mascherina del Dragmi, anche qui. E poi devo riuscire ad arrivare giusto alle shopper che sono sotto. Come faccio? E la shopper. Opla, bella. Quest'anno la grafica è meravigliosa, ragazzi. È più bella ancora. Cioè, già spaccava l'anno scorso, ci avevano detto tutti che bella grafica, eccetera. Quest'anno, secondo me, è ancora più bella. Un lavoro pazzesco, una grandissima cosa che Tabù ha fatto per questo festival, che ha dato lustro al festival l'anno scorso. Cioè, il fatto comunque di fare un fest, sì, cioè, tu ci metti la tua buona volontà e tutto, però avere subito un merch così figo. A disposizione chiaramente alcuni omaggi per i registi, altro da vendere per ripagare i costi, eccetera. Cioè, è una roba veramente pazzesca, secondo me. Veramente un grandissimo contributo a questo festival. Oltre che appunto l'aspetto proprio puramente grafico, alla fine, se possiamo dirlo, il Drag Me to Fest, che nasce da appunto dal un nome che ha trovato Chiara, che ha proposto Chiara, molto bello. Poi prende veramente, si caratterizza veramente tanto grazie anche proprio al lavoro d'immagine che gli ha dato Mirko. Se siete di Milano, venite. Se siete vicino a Milano, venite. Se siete lontano da Milano, venite lo stesso.